puntata di oggi, lunedì 11 maggio. Stavo per fare la solita intro veramente alla TG di, anzi, edizione del. Aspetta, che cazzo dice? Edizione di oggi, non so, non mi ricordo ora. Ora c'ho un piccolo vuoto di memoria, non mi ricordo. Mi ricordo solo che fa ben ritrovati, però non mi ricordo bene. L'edizione del. Forse dice proprio telegiornale. Dovrei riguardarlo, magari nel frattempo che penso insomma alle comunicazioni che fare di oggi ne penso, cerco di trovarlo. Allora, oggi mi sono il plurale maiestatis, sono ritornato a fare lo smart working, lavoro agile, agilità, e nel frattempo sto cercando questo perché ora mi è preso il dubbio. Ah, nuova edizione, ecco, nuova edizione del telegiornale. Vedi, non mi ricordavo bene, ma è nuova edizione, così non si capisce quando, orari, robe. Ma ripeto, finché sono io, no, che alla fine, ieri erano più delle 10 quando ho registrato e per cui non ho fatto in tempo, l'ho mandato in diretta, in premiere, anzi, alle 5 del pomeriggio. E poi ecco, poi andiamo a parlare proprio di questo. Ma questo lavoro cioè il suo lavoro in teoria dovrebbe essere questo, spero, credo, non lo so. Però ecco, questa cosa è tutte le volte, torneremo con le altre, boh, indefinito, non c'è un palinsesto, non si sa, boh, quando ritorneremo. Che poi una volta mi sono trovato su questo canale, che sostanzialmente io ho visto solo su Facebook, per cui lo potete vedere anche voi, magari che mi seguite non siete. Non avete il piacere o il dispiacere, dipende dal vostro, insomma, per me è un dispiacere se non fossi lì, ma per voi magari è un piacere perché state nella bellissima Umbria e quindi siete più contenti o magari nel posto dove state, insomma. Ecco. Insomma, chi non sta qui comunque può vederlo, sta qui nel senso qui in Veneto, Veneto orientale. E non, comunque può vederlo sulla pagina Facebook perché tanto loro pubblicizzano solo quello a parte il canale che del digitale terrestre che tra parentesi forse trasmette solo in un paese perché io che nonostante stavo a Musile cioè ben più vicino forse al confine dove credo che loro stiano. Visto che è un continuo parlare di posti tipo che è destra, sinistra, credo sia la destra del Piave, se non ricordo male, credo che si guardi dalla foce, con il mare alle spalle guardando verso la sorgente, per cui credo sia a destra, cioè la parte diciamo ecco. Caorle e anche Ponte di Piave si spingono fino a lì e poi in genere tutti insomma i vari comuni che confinano con il Friuli anche per quanto riguarda il Veneto orientale non è che vanno tanto in là insomma ecco diciamo se fermano Piave ecco non come la canzone insomma non passa lo straniero loro ecco non passano oltre visto mi sa una volta sola parlare di Musile per l'appunto ma che è dalla parte opposta e
Però ecco, non andare oltre, cioè, quell'ora Veneto orientale finisce a Musile, basta, fine, cioè, sai com'è, c'è anche Venezia forse, Veneto orientale, però vabbè. Vabbè, insomma, queste considerazioni. Ecco, cioè, insomma, io non ho mai visto questo canale, sinceramente, e niente, quindi se potete vedere su Facebook, spesso e volentieri mi è capitato di vederlo là, e ho visto, vediamo la diretta, vediamo la diretta, vediamo la diretta di questo benedetto canale, questo fantastico Media 24, era un continuo, la stessa roba, cioè, vi posso garantire che la Fornace TV cambia molto più, insomma, anche come spot, no? È più variabile rispetto a loro. Loro era sempre uguale, cioè, bastava vederlo un minuto e vedevi sempre la stessa roba, cioè, mamma mia signore, era una roba allucinante. Cioè, ripeto, non campo di questo, per cui se magari campavo di questo, forse magari avevo nel frattempo questo telefono, cioè verso avere una stabilità decente, io vi farei vedere come faccio, come lo sto reggendo, cioè, ve lo faccio vedere in diretta per modo di dire, e sì, se magari forse cambio e non vi faccio, ecco, guardate, io vi faccio vedere come reggo il telefono. Ok, faccio una foto, tac. Ora forse se compare l'anteprima ve lo farò vedere, se no è un po' difficile. 200 anni ci sto mettendo. Oh, mazza, veloce come non vi dico. Eccolo qua. Cioè, guardate come sto reggendo il telefono, per cui ecco, se vedete mosso è perché io lo sto reggendo così, insomma, ecco, non è che c'ho un bastone, un qualcosa. Cioè, volendo sì, potrei averlo il bastone, però insomma, ecco, vabbè, basta, questa era facile ironia. E quindi ecco, vabbè, insomma, ritornando sul fatto che non capisco, insomma, cioè, cambi di questo, almeno cura, no? Aumenta, migliora, no? Invece è sempre uguale. Ma magari stai lì che dice, ah, ma non mi guarda nessuno, e grazie al cazzo, cioè, per forza fai i servizi, ecco che loro chiamano i servizi, giustamente a te il giornale non ci sono i servizi, e sono questi servizi che sono foto che non c'è, foto o video che non c'entrano assolutamente niente con quello di cui stanno parlando. Faccio un esempio, c'è, che poi è un esempio di una cosa che effettivamente è avvenuta, rapina in un centro commerciale di un paese, insomma, di questi qui in cui non vanno finalmente, in cui diciamo sul confine loro di competenza, ecco. C'è questa rapina. Tu ti aspetteresti di vedere, che so, un video in cui, che ne so, fanno l'intervista alla commessa poveretta che si è vista, ci ho prurito al naso improvviso, la commessa che poveretta si è vista le persone, no? I rapinatori che puntavano la pistola o robe del suo genere, oppure, ecco, oppure magari, so, l'intervista al carabiniere che ha sventato la rapina, o che ha messo in fuga i rapinatori, no? Roba di sto genere, oppure che ne so, comunque dei video, no? Attinenti, magari, ecco, magari in centro, no? Vicino al centro commerciale, magari una porta scardinata, no? Una foto di sto genere, no. No, questo avverrebbe in un telegiornale serio. In questo invece telegiornale ho visto il servizio su una rapina in un centro commerciale.
tra parentesi, centro commerciale molto fuori dal centro cittadino. Bene, video più di 5 minuti, non voglio dire 10 perché non me lo ricordo, può essere pure che sia stato anche meno, però mettiamo 5 minuti di video del centro cittadino, di un normale traffico, addirittura poi erano vecchie perché addirittura non c'era ancora l'area pedonale che è stata fatta, che era stata fatta comunque non troppi mesi prima, insomma, ecco, per cui era pure immagini datate, nemmeno recenti. Normale, no? Gente che passava con la macchina della corriera che girava, cioè robe che non c'entrava assolutamente nulla, nulla, proprio zero completo. E oltretutto del centro cittadino che non c'entra assolutamente niente perché il centro commerciale sta praticamente quasi a momenti in un altro paese, per cui proprio tutta un'altra roba. E questo è il telegiornale che, ripeto, forse il telegiornale non so se è cambiato, può essere pure che sia cambiato nel frattempo, però quando lo vedevo io, quando era ancora in quel di, tanto per rimanere in tema, di Allerona, stabilmente, cioè nel senso che non solo, insomma, vivevo in tutti i sensi lì, vedevo quella che, per chi magari, ecco, non è della zona, non conosce l'alta televisione locale, quella veramente va sul digitale terrestre, cioè tre addirittura, come diavolo si chiamano, canali sul digitale terrestre, qui ho voglia, e ti vedevi il telegiornale che era quello più palloso dell'universo, cioè l'unico telegiornale che dura un'ora. Che durava, perché ripeto, non so se adesso ci sia ancora, dubito, però ecco, però quantomeno quando c'era il servizio dopo che durava 10 ore, però almeno c'era un video attinente, c'era l'intervista per dire all'assessore del comune di Allerona, che gli chiedevano, che ne so, cosa ne pensa, anzi, ci dica due parole sull'inaugurazione del museo dei cicli geologici. Cioè, invece, ecco, invece, no, non c'è niente di tutto questo in quest'altro telegiornale qua. Ma anzi, quando alle volte è meglio che sia così, perché quando invece fanno le interviste ti cascano le palle, perché sta lì quello lì che non faccio nome, ma c'è, cioè, uno che, abbi pazienza, scrivi, cioè non fa le interviste televisive, per cortesia, non sei adatto, non sei capace. Cambia mestiere, datti alla scrittura, scrivili, anzi, manda qualcuno più giovane, tu scrivigli quello che deve dire, quello che deve fare, e forse ti riesce, perché è veramente una palla. Sta lì, allora ci vediamo, anzi, siamo qui in compagnia dell'assessore del comune che è stato eletto con 500 voti, cioè informazioni che non ce ne può fregare di meno in questo momento. E quando cazzo è stata eletta, a me che cazzo me ne frega, a me che me ne frega che amico tuo, a me che me ne frega, passa al dunque. Ma poi oltretutto io dico, ma la post-produzione questi qui non la fanno, non sanno cosa sia, cioè da taglia le sti pezzi, no? Cioè fai parlare solo, fai un bel servizio in cui la voce fuori campo dice, adesso sentiamo però veloce magari, ecco, non come, tra parentesi, dico io, insomma, ecco, che faccio 40 minuti di parlate inutili, però ecco, una cosa più veloce, santo Dio, no, invece no, invece chiediamo pure il segno zodiacale nel frattempo, qual è il suo ascendente.
tutte informazioni in cui poi soprattutto una cosa che non sopporto alla grande è il discorso di che va lì che gli dici il mio parere, ma a me che cazzo me ne frega il tuo parere? Cioè, a me non è un talk, cioè non dovresti dire. Usando un termine che mi piace poco, non è, cioè, non dovresti dire il tuo parere, se no, altrimenti fai l'onorato di turno, cioè parli, dici i tuoi pareri, dici quello che ne pensi, però non vai in giro a intervistare quello e poi dopo dici, oh, ma no, perché secondo me, ma, e poi stai lì, ma sì, dovremmo fare, ma lascia parlare l'intervistato, non te, santo Dio, insomma, ecco. Per cui, se volete vedere il peggio del peggio, no, più che altro io consiglio questi canali, diciamo, ecco, questa informazione alternativa al mainstream, vabbè, sì, dai, diciamo così. E consiglio più che altro per fare confronto e poi dire ok, io voglio fare informazione, magari prendo il pezzo suo, che magari lo fa bene, però non prendo assolutamente quello che fa lui. Oppure faccio totalmente, cioè prendo spunto magari per la musichetta, ma faccio tutt'altro. Questo. E altra cosa che mi dà molto fastidio è quando vedi quei canali, quelle cose indipendenti che si spacciano chissà che. Questo mi dà proprio urto, proprio una cosa proprio che mi ispira all'odio totale. Soprattutto quando ti senti, quando fai vedere che sei chissà che cosa e non sei niente. A me mi dà fastidio a morte. Cioè io, una cosa su cui per esempio, spesso e volentieri l'istituto cinematografico l'ho girato sull'ironia. Se voi guardate sul sito, perché effettivamente è un'entità che non esiste, per cui non posso dire noi siamo dei grandissimi cose, facciamo il nostro grande know-how, poi parole in inglese che non c'entrano un cazzo così sparate alla minchia. Questo, no? Un po' di umiltà, no? Invece il nostro grande azienda ha due persone. Due persone. Due. Due. Siete due persone. Che grande azienda siete? La fava siete. Stronzi. Che miseria. Se mi volete solo per i soldi, non ve ne frega un cazzo. È il nostro grande know-how, la nostra mega azienda che prepara i nostri servizi. Noi siamo sempre su internet e poi va a vedere il sito gliel'ha fatta un'altra azienda. Cioè, va, sparatevi, porca miseria. Ma date del fuoco, porca miseria, ladra, schifosa, maledetta. Per carità, il mio sito anche oggi mi ha fatto bestemmiare non poco perché stavo cercando disperatamente di aggiungere una funzionalità che mi sono accorto che forse sarà il caso di mettere, che se no, insomma, è un problema grosso che non c'è, eppure, cioè, eppure ho cercato di farlo io. Ripeto, devo rimetterci mano perché ci sono dei problemi grossi, cioè di visualizzazione, delle cose, insomma, che non vanno tanto bene. Ok, però tanto io ci provo io. Cioè, io non lo do a fare a qualcuno, un po' perché non, tra parentesi, cioè già mi costa, insomma, ecco, l'Istituto Cinematografico La Fornace ha un sito che è istitutolafornace.tv, che quel punto tv costa, e non costa poco, tra parentesi, costa molto di più di un punto it. Sono contento perché questi soldi vengono presi dal governo di Tuvalu, se non ricordo male, per praticamente cercare di arginare, non so come ci faranno, come faranno, però loro dicono così, che il punto TV, che in realtà sarebbe il loro dominio di primo livello, viene utilizzato per salvaguardare il
loro arcipelago, il Pacifico, stiamo parlando della nazione del Pacifico, un arcipelago del Pacifico, per cui per cercare di arginare il problema ambientale dovuto all'innalzamento del livello del mare. Come ci riescano, ripeto, non lo so, però in teoria andrebbe a questo che, diciamo, ecco, può essere una cosa anche giusta, diciamo, anche noi della Fornace contribuiamo alla salvaguardia del popolo di Tuvalu, però cioè, involontariamente, perché insomma, ecco, in realtà il punto di vista per Treviso, come tutti sanno, no, in realtà no, in realtà no, era proprio per televisione, diciamoci la cosa come stanno. Però ecco, che un po' è un controsenso, perché l'istituto cinematografico che invece sponsorizza un punto di vista, ma punto cine forse dovremmo cambiare, vabbè, comunque esiste, probabilmente sì. Ho visto oggi un punto company, cioè quando l'ho visto, cosa? Un punto company? Ebbene sì, esiste anche il dominio.com. Vabbè, ci sono anche altri. Propongo a Tom Siso di passare la prossima sessione non sarà. Abbiamo girato i fornelli. Abbiamo girato i fornelli, è orrenda come. Che cazzo hai detto? Oh no. No, ha fatto un po' Tom Siso, questa nuova sezione ce l'ho fatta, della Fornace TV, che riguarda i fornelli, cioè la gastronomia. Vi invito a guardarla, la Fornace Fornelli, e abbiamo fatto la bellissima webserie che è Dott Matteo, che anche quello vi invito a guardarlo. E la prossima è ora, ci è rimasto il porno, diciamocela tutta, per cui il prossimo sottopagina sarà istitutodellafornace.xxx, diciamocela tutta, per cui ormai entreremo nel mondo del porno, non so con chi, perché ahimè se io provo vengo solamente e virato all'istante, e per cui insomma non so, vedete voi, non so, penso anche il buon Dott Matteo, penso che sarà virato, non lo so, insomma, non credo che le relative compagne siano così entusiaste, insomma, ecco. Oltretutto bisogna trovare, vabbè, però comunque mai dire mai. Cioè no, per me ormai basta, ormai abbiamo trovato la pace dei sensi, ormai è finita tutto. Però insomma, vabbè, ormai è iniziato il lento e inesorabile declino, per cui ormai è finita. E quindi ecco, comunque sappiate insomma, ecco, che potrebbe essere la prossima fase della Fornace. L'ho detta alla Veneta, della Fornace, potrebbe essere insomma questa svolta al polo. E nel frattempo, ecco, allora, ecco, andiamo a parlare di oggi. Oggi, detto, diciamo, diciamo, ho smesso di mangiarmi le feri, perché mangiato in tutti i sensi, e non perché ho mangiato, anzi ho perso chilo, nonostante ciò qui questo bellissimo doppio mento, ma in questo momento sarei enormo peso, per cui secondo me è anche costituzione, diciamocela tutta, che non è possibile, insomma, peso il giusto eppure ce l'ho, per cui secondo me anche costituzione, c'è niente da fare. Però ecco, però,
realtà avrei dovuto starmene bello bello sul divano, invece no, assolutamente ho lavorato e come, pur essendo in ferie, ora invece sono passato dalle ferie virtuali al lavoro da casa. E nonostante questo, insomma, ho cercato di aggiornare il sito, insomma, con una funzionalità che mi sono accorto che non c'era e che invece è bene che ci sia. E ahimè, purtroppo, perché è una funzionalità che odio a morte, tra parentesi, quando lo vedo negli altri siti, però purtroppo tocca adeguarsi e tocca fare questo. E nel frattempo, insomma, ho visto un po' di cose, ma più che altro, ecco, oggi, insomma, è stato un po', sono stato impegnato, insomma, nella risoluzione di alcune problematiche che riguardano la prossima, diciamo, riapertura delle elezioni in modalità assurda, perché questo sarà modalità molto assurda. Però, insomma, ecco, un po' è passata la giornata così, un po' sono usciti altri corsi, altre cose che forse è bene che adesso li seguo subito, perché adesso posso seguirli, posso farli, cosa invece che, ahimè, durante la normale attività lavorativa è sostanzialmente impossibile seguirli. Se non il sabato e la domenica, in cui solitamente arrivo stanco morto, e quando forse riusciremo a riprendere questa la vita, diciamo, fra virgolette, normale, vedrete, insomma, ecco, come arriverò il sabato e domenica. Insomma, adesso sono così perché non vedo il parrucchiere da gennaio. E invece penso mi vedrete così normalmente, anche se magari sono appena uscito dal parrucchiere perché sono completamente stravolto. Ed ecco, quindi diciamo un po' così. E a fine di tutto quanto, cioè quando è partita sostanzialmente la puntata di Onorato di ieri, invece ecco, sono finalmente riuscito un'altra volta perché dovevo comprare delle robe e certo che la mia sensazione è abbastanza particolare. È stato abbastanza particolare, un po' perché tutti bardati, un'altra volta avevo, cioè ero così, ho il tempo che lo riprendo e ve lo faccio vedere com'ero un'altra volta, tale quale, proprio, cioè l'unica differenza con quella foto, se riesco a prenderla nel frattempo e se non muoio prima soffocato dai miei dalla mia salivazione. D'altronde, scusa, quando rivedo un gnocco da paura, no? Mi viene la salivazione alta. Cioè, praticamente ero vestito così, a parte gli occhiali da sole, perché insomma oggi è diversamente bella la giornata. E quindi, ecco, quindi stavo là, insomma, sono dovuto andare in fermamento a prendere delle cose che mi servono, perché insomma devo fare i lavoretti prima di iniziare a fare lo smart working, se l'ha detto, e purtroppo non ho fatto in tempo, e quindi ecco, quindi sono dovuto andare oggi appena finito l'orario di servizio. Ed è particolare, insomma, perché ecco, perché un'attività in cui prima entravi senza grossi problemi, entravi, uscivi, cosa, magari l'unica fila che facevi la facevi alla cassa, adesso stai là fuori con un numeretto e poi entrano due, poi dopo esce il commesso, entra il numero 50, poi 51, cioè te stai lì a un metro di distanza anche più dagli altri, tutti bardati con la mascherina, chi ce l'aveva qua, che io dico che cazzo te la sei messa a fare, allora vai in giro col cazzo di fuori, no? Cioè proprio un coglione, non ha capito niente. E con queste mascherine, queste robe che poi, se non hai gli occhiali,
Ma se hai gli occhiali, vi do sta notizia, con la mascherina è favoloso perché ogni respirata non vedi una fava, niente, perché ti si appannano gli occhiali ed è fantastico. Per cui vai alla cieca, come dicono qua, ti perdi pel caigo, cioè ti perdi per la nebbia, insomma, ecco, cioè nel senso ti perdi. No, in realtà è usato per dire un'altra cosa, cioè quando uno non capisce bene la situazione, no? E in questo caso, ecco, cioè, veramente ti perdi nella nebbia, cioè, veramente non vedi più nulla, per cui ecco, è stupendo, è favoloso. E quindi magari una cosa che tra parentesi andresti anche quasi a cercartela tu senza bisogno del commesso, invece hai bisogno del commesso perché non vedi nulla. Quindi entri perché ti sei orientato mentre hai ispirato, ma quando vai a ispirare non vedi un cazzo. È stupendo. E insomma, è un po' particolare questa cosa. Poi ecco, poi magari ti trovi, insomma, che vai con la macchina accompagnato da, almeno qua si può, non so se in tutte le regioni si può, però qua insomma puoi essere accompagnato da un convivente, un familiare, insomma qualcuno che vive con te e che invece ha la patente. Io non ce l'ho, quindi insomma dovevo prendere cose voluminose, quindi avevo bisogno di qualcuno che non doveva andare solo a ferramenta, e per cui mi serviva una macchina, insomma, qualcosa su cui mettere, queste cose un po' più pesanti, e niente, quindi è un po' particolare perché insomma entri magari in alcuni negozi, entra uno per volta, ho capito, ma se io tanto sto con quella persona, vivo tutto il tempo con quella persona, è assurdo. E vabbè, insomma, ci sono delle cose, insomma, un po' alle volte un po' assurde, proprio assurde in tutti i sensi, e quindi è un po' così. E poi direi di concludere questa puntata con una considerazione. Ma che cazzo di musica italiana c'è ultimamente? Cioè, c'è stata qualche tempo fa, mio malgrado, qualche giorno fa, non mi ricordo bene quando era, c'è stato un video, dice, ah, ho l'onore, mi ricordo il presentatore che non mi ricordo, forse era Amadeus, mi pare sia stato Amadeus. Boh, credo sia stato Amadeus. Amadeus o Carlo Conti, io ho cambiato cognome, Conti, e uno di questi due, e ha fatto, oh, ho l'onore di presentarvi, non ho capito cosa, e con tutti i cantanti italiani, tutte le robe, cantato insomma, e cantavano, ma il cielo è sempre più blu di cosa, di Rino Gaetano. Cioè, allora, parte subito a cantare la Giusy Ferreri. E io già avevo una mezza idea di cambiare all'istante. Cioè, è indecente. Cioè, non ce n'era uno meglio dell'altro. Erano tutti, c'erano pochi, 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 poche persone che si salvavano. Pochi. La musica ormai pop, non popolare, pop italiana, ma resta indecente. Poi quando partono, poi devono mettere il rap, perché devono mettere il rap, perché giustamente, no, la canzone, ma il cielo è sempre più blu, no? È sempre, è una canzone rap, no? Per cui insomma ci sta bene, no? Un cantante rap, cazzo c'entra, non si è capito. Con cose tutte sue, che incomincia a dire parole a caso, così, ma che cazzo è? Ma che era? Ma cos'è? Cioè, io, boh, ma più che altro dei cantanti, delle persone che io certe volte su qualcuno sono rimasto lì a dire, ma chi è questo? Ma chi è? Ma cos'è? Ma è un essere umano, è una persona? Cos'è? Cos'è sta roba? Soprattutto i cantanti e le robe, che poi io mi domando,
quanti di questi qui siano musicalmente preparati. Cioè, abbiano fatto un solo. Perché qualcuno dirà: ma Pavarotti non aveva nemmeno il solfeggio. Sì, ma era Pavarotti. Ma era uno. Non era tutti. Cazzo. Cioè, la Katia Ricciarelli è una che ha studiato. Non è una che si è improvvisata. Non è una che cantava perché era un genio di natura. Una che ha studiato. Io rimango esterrefatto. Invece tanti, siccome hai capito, siccome Galileo Galilei, siccome Pavarotti, siccome hai capito, sono tutti geni, no? Che sì, ma loro sono geni. Tu sei un genio? Ma Giuseppe Ferrer è una che canta bene, cioè, ma ditemelo, è una che canta bene? Io non lo so. Ripeto, sicuramente la mia sarà invidia perché ecco tu parli e tu non hai fatto. Sì, ma io non ho voluto fare nemmeno io cantante, tra parentesi. Cioè io non ci ho nemmeno provato. Cioè, vabbè, un pochettino, ma nel senso non è che ho fatto il solfeggio, ecco, non è che ho fatto il solfeggio, ho fatto le lezioni di canto, ma non lirico, tra parentesi. Però non è che non avevo ambizioni di diventare il grande cantante del secolo, assolutamente no. Cioè, io per la serie è un hobby, ma lo faccio bene. Questi invece, fra virgolette, dovrebbero viverci. Ma che è? Cioè, io non so, boh, se la musica italiana è questa. Cioè io veramente sono rimasto esterrefatto. Ma che schifo è? Boh. Cioè, veramente impressionante. Impressionante. Sono rimasto veramente sconvolto. Boh. E con questa notizia bomba io vi saluto. Sotto c'è il pulsante per iscriversi a questo canale, la campanellina per attivare tutte le notifiche e quindi non perdervi mai le mie premiere quando viene caricato il video sul canale o poterlo rivedere più avanti. E in fondo sotto alla solita cosa che vi consiglio di darci un occhio, quantomeno un occhio. C'è il solito link che cliccando lì entrate nel mondo di Onno Bandana, cioè lì ci sono tutti i miei link, tutte le varie robe possibili, immaginabili, senza che tutte le volte devo dire iscrivetevi alla pagina, cioè cercatemi su Twitter, che ci so poco e niente, tra parentesi. Oppure cercatemi su Instagram, queste robe, no, trovate tutto lì, cliccate lì e lì sapete, vita, morte, miracoli, potete farmi anche donazioni, potete fare qualsiasi cosa lì da quel link, per cui donazioni, sembra un coso, magari se avete 1 euro che avanza in tasca, lì potete fare cose. E magari per comprarmi un bastone per tenere lo smartphone, vedete come sono cose, no? Non il cellulare, lo smartphone. E quindi ecco, quindi cliccando lì entrate nel mondo di Onno Bandana. E che altro? Niente, ci vediamo alla prossima puntata.